Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata del podcast Magia Oggi. Come vedete siamo arrivati alla 50ª puntata, più di un anno di podcast consecutivo, un percorso iniziato veramente tanto tempo fa, portato avanti fino ad adesso, che ci ha portato a approfondire la storia della magia, degli argomenti teorici, facendo anche collaborazioni e solo interviste a altri maghi specializzati in particolari discipline. E questo percorso tranquilli perché continuerà anche con una seconda stagione e poi io spero anche una terza, una quarta, vedremo. La seconda stagione è già in lavorazione, in scrittura, con cose molto interessanti, ma le vedremo fra un po'. Vorrei invece concentrarmi sulla puntata di oggi, che è appunto l'ultima della prima stagione. E quale modo migliore di concludere questa stagione se non parlando di come finire i giochi, finire le routine, lasciare gli spettatori e beh, passare a quelli dopo o finire uno spettacolo. Come sempre, i miei consigli, quello che vi dirò, saranno mia esperienza e mie idee, quindi non prendetelo come al solito come oro colato, ma andiamo a condividere l'esperienza cercando di migliorarci tutti quanti insieme. E spesso sì, sono mie riflessioni, magari anche un po' eccessive, perché molto spesso questi problemi non ci sono poi tanto, sono riflessioni che ti possono aiutare a rendere una routine o una tua esibizione più sicura dal punto di vista emotivo, non tanto per il pubblico. Però a me ha aiutato e sta aiutando, quindi condivido con voi quello che penso. E appunto, un'altra idea è quella di doversi staccare dagli spettatori. A volte può capitare, soprattutto quando siamo agli inizi, di imparare tanti giochi e avere voglia di farli davanti al pubblico. E beh, certo, farne uno, due, tre, quattro, fino ad arrivare all'overacting, ovvero in maniera impropria, cercare di fare troppo, no? Di apparire troppo, quindi facendo moltissimi giochi, moltissime routine. Che siano collegate o meno, non è questo che ci interessa oggi. Però più che altro è come staccarsi. Dopo che hai fatto tanti giochi, come facciamo a dire ok, grazie, me ne vado? Per non farlo in maniera così netta, così tagliata. Sono vari metodi. Ora, alcuni di questi consigli, quelli che vi darò, li abbiamo già trattati in maniera rapida in altre puntate che vi citerò e quindi le troverete anche in descrizione se volete approfondire. Perché bisogna distinguere, bisogna capire quando dobbiamo finire un gioco per evitare di avere una richiesta maggiore di giochi, oppure se dobbiamo imparare a finire delle routine per evitare noi stessi di volerne fare ancora e ancora, andando poi a danneggiare le routine precedenti o quelle future. Perché se facciamo tantissimi giochi uno dietro l'altro, andremo a togliere quel senso di magia dagli spettatori, diventando o un jukebox umano di magia, oppure, sapete, facendo troppi giochi che vanno appunto a danneggiare uno o l'altro. E quindi appunto diventa una sfida di intelligenza, un vedere un altro gioco che poi è simile a quello di prima e la gente se ne accorge. È solo negativo. Però può capitare, può veramente essere una cosa normalissima il fatto di voler fare dei giochi per mettersi alla prova. Ma bisogna capire quando tagliare. Prendiamo la prima ipotesi, ovvero che dovete togliervi da una situazione negativa, una situazione anche scomoda. Facendo un esempio pratico, ne abbiamo parlato nella puntata dedicata a come far apparire dei soldi, quindi facendo magia appunto con monete, banconote che siano. Il problema qual è? Se fai apparire dei soldi con un signore dell'avaro o anche dei giochi un po' più da close up, ecco, potrebbe capitare che le persone mi chiedano di farne apparire ancora, di farne diventare di più, vi danno una banconota, diventa da 100. Ed è un circolo vizioso perché non potete uscirne. Fate cosa? Sono scarico, sono stanco. È un po' brutto. E allora Alfa, come cacchio facciamo a toglierci da questa situazione? Beh, come al solito ci sono diversi metodi. Quello che io ho consigliato appunto in una delle puntate precedenti è quello di togliere l'oggetto che ci mette in difficoltà. Esempio, con le monete o con i soldi che siano. Una volta che avete fatto apparire così tante monete, beh, potreste farle sparire. Certo, tutte quante sarebbero un po' impegnative, ma per una one coin routine o un coin across con 4 o 3 monete che siano, è abbastanza semplice prendere la moneta, dire che era tutta un'illusione e farla sparire. In questo modo non abbiamo più l'oggetto base con cui replicare il gioco, perché è tutta un'illusione, ormai vi siete staccati da questa idea, avete già visto come funziona, e quindi sarà impossibile replicarlo. Questa è un'idea che a me ha sempre funzionato, non ha mai dato problemi. E soprattutto lasciate gli spettatori con quella impossibilità, quella meraviglia, quella vera magia, che non si toglierà più perché non è che poi andrete a prendere monete ancora da tasche o altre parti. Sono
sono sparite, non sono mai esistite. E beh, ovviamente questo lo possiamo applicare anche con le carte e con qualsiasi altro oggetto in realtà, in modo variato. Con le carte, ad esempio, se dobbiamo far scegliere una carta, è diciamo una routine o sono dei giochi fattibili in continuazione, perché le carte sono tante, possiamo mescolare il mazzo, possiamo scegliere persone diverse a cui far selezionare, o anche facendo altre routine. E quindi come facciamo? Un'altra idea molto simile alle monete è quella di far sparire il mazzo di carte. E non per forza in senso fisico, potrebbe sparire sì il mazzo intero, oppure tutte le carte potrebbero diventare bianche, quindi una scelta sarebbe impossibile. E da qui potete sganciarvi con una gag, con una battuta, con una cosa seria o un po' di dramma, sapete, volete fare magia, il vostro lavoro, e poi le carte diventano bianche, quindi siete in difficoltà. Ci sono vari metodi, ma queste sono delle piccole idee che però potrebbero effettivamente togliervi da alcune situazioni. Quando siete stanchi, quando appunto la gente vi pone dei jukebox, come se foste dei jukebox, ecco, invece che fare giochi su giochi essendo schiavi della richiesta degli spettatori, potete staccarvi con un metodo un po' più elegante dal dire no no, non mi va più, e appunto avere una scusa reale più o meno per o passare a altri effetti con altri oggetti per poi finire, oppure finire nettamente in questo modo. Qui come sempre va di vostra fantasia, dovete decidere e capire bene come creare le vostre routine e come creare anche i finali e poi gli stacchi. Questo è normale. Ma l'altro problema, quello forse più reale e anche più grave, è quello di non riuscire a capire quando bisogna smettere di fare troppi giochi. Questo perché effettivamente, come abbiamo detto prima, capita di voler fare tanti giochi, oppure vediamo le persone che sono entusiaste e quindi continuiamo all'infinito. Fino a quando le persone non si stancano, se ne vanno, non siamo più stufi, non sappiamo che gioco fare, siamo appunto anche un po' ansiosi perché non abbiamo più idee, e quindi un ricordo che poteva essere positivo diventa negativo perché l'abbiamo tirato troppo per le lunghe. E per capire quando smettere, quando tagliare delle routine, purtroppo non ci sono libri che reggano. Sicuramente potete leggere, potete approfondire, ma non basteranno, perché è l'esperienza che dà valore a quello che fate, e pian piano imparerete come e quando fare o non fare certe cose. Quindi anche come smettere dopo un certo gioco, perché magari le persone sono molto trasportate emotivamente. Ci sono alcuni giochi che magari per noi, appunto per quanto riguarda la potenza degli effetti di cui parlavamo qualche settimana fa, sono bassi. Eppure grazie a una presentazione vostra, grazie alle persone che avete di fianco o davanti, che in qualche modo si mostrano in modo diverso da noi, potrebbero essere trasportate talmente tanto da non poter sopportare altri giochi. Lo so, se non l'avete provato sembrerà strano, ma vi assicuro che anche dei giochi che per noi sono semplici, come dei Change, se presentati bene nelle mani degli spettatori con un lato emotivo, potrebbero veramente sconvolgerli talmente tanto da appunto non essere nella situazione ideale per portare altri giochi, perché o distruggereste quell'emozione oppure andreste a diciamo caricarla troppo, e anche lì non è mai una cosa positiva. Quindi sì, beh, grazie, devo fare esperienza e sbagliare, solite cose, non è molto utile. No, in realtà può esserlo, sapete, sarà una cosa banale ma in pochi ci pensano. Però oltre a questo ci sono dei piccoli tips che potrei darvi, che spero possano esservi utili, per capire quando interrompere una routine. PS, mi scuso perché non ho ancora montato il video, ovviamente, lo sto girando e piove, le macchine passano, e non è insonorizzato lo studio, quindi non ancora, lo farò. Quindi non so quanto sentirete la mia voce e il fruscio delle macchine con l'acqua. Pardon, prossimamente nella seconda stagione saremo più professionali, promesso. Quindi come facciamo a staccarci da alcune routine e smettere di fare giochi su giochi? Beh, non ci vuole un genio, basta smettere. No, tranquilli, non vi dirò questo. Certo, potresti effettivamente smettere e troncare un gioco, ma non è il caso. Quindi come si fa a capire quando le persone, diciamo, calano di interesse verso i giochi? Alcune persone sono un po' più evidenti, quindi magari sbuffano e dicono sì, ok, basta però, e sono stufe. Ed è quello che vogliamo evitare, perché appunto andremo a distruggere un momento positivo e un ricordo molto bello per una nostra disattenzione. Se guardiamo bene, attentamente le persone, ci accorgeremo che siamo tutti diversi, questo è ovvio, però effettivamente alcuni gesti rimangono. I gesti appunto che non vanno a parlare chiaramente, quindi segni non verbali, sapete, conversazioni non verbali, chiamateli come volete.
Il concetto è che alcune persone hanno effettivamente dei tic o degli atteggiamenti abbastanza leggibili, ma non proprio eccessivi, non solo sbuffare. Anche vedere che una persona, magari in questo caso, sceglie la carta, ok, la guarda, la fa vedere agli altri e non ci dà molto peso, già gli fa capire in maniera abbastanza evidente che in quel caso potreste avviarvi alla fine. In questo modo però alla fine una fine molto potente, perché altrimenti darete l'idea che avete comunque tirato troppo per le lunghe il gioco, lo finite in fretta e furia e ve ne andate, passando per il mago pesante. Quindi anche quando vedete che le persone sono effettivamente stanche o si stanno stufando pian piano, prendete qualcosa che prenda la loro attenzione, li sconvolga come ultima cosa e poi lasciateli. Questo è ottimo perché appunto date una sensazione positiva e li risvegliate un po' dal torpore che purtroppo è arrivato. Questa cosa la notate soprattutto con i gruppi, perché nei gruppi, che sono difficilissimi da gestire, ci saranno persone veramente interessate all'inizio, che inizialmente non vi considerate, poi dopo un po' magari lo conquistate, si invertono le situazioni, fino a quando poi due o tre persone smettono di guardarti perché sono stufe, hanno visto abbastanza cose, e trascinano gli altri, quindi diventa una lotta tra l'attenzione che hanno queste persone che fanno parte del gruppo e voi. E non è mai una cosa positiva andare in lotta, perché appunto andiamo a dare fastidio a vicenda a una serata magari tra amici e la nostra esibizione, che dovrebbe essere artistica ma che diventa un disturbo per alcuni. Quindi appena vedete qualche segnale di disinteresse reale, non di maleducazione, per cui una persona non vi considera perché non gli piace la magia, in quel caso parliamo di un altro contesto che andrebbe approfondito magari in puntate per la seconda stagione. Però quando vedete che alcune persone stanno cominciando a stufarsi, soprattutto in un gruppo, è sempre meglio avviarsi verso la fine, perché se le persone escono in gruppo, tra amici, familiari che siano, vogliono stare insieme, non sono venuti lì per voi, almeno nei contesti che io sto immaginando, e quindi non sono tenuti a darvi attenzione quanto volete voi. Dovete gestire il tempo, imparare a leggere le persone, non solo in quanto mentalisti, e quindi appunto dare spazio alla loro serata, al loro divertimento, all'infuori della vostra esibizione. Quindi appena vedete qualche piccolo accenno, cercate magari di far capire che andate verso la conclusione, magari anche annunciandolo, dicendo qualcosa del tipo: vi mostro un ultimo effetto, vi mostro un ultimo oggetto particolare, quindi attirando nuovamente l'attenzione almeno per qualche minuto e poi interrompendo. Detto così è abbastanza teorico, me ne rendo conto, però provate, quando potete esibirvi, ad andare davanti a delle persone, che siano amici, parenti, quello che volete, anche degli sconosciuti, in gruppo o meno, e provate a troncare i giochi prima. Non vi dico di autosabotarvi, questo mai. Però fate magari qualche routine, tipo una o due, fatta bene, ok? Non di quelle routine di prendo una carta, cambia routine. Non è una routine, quello è un giochino carino, ma non è una routine. Però provate a fare un paio di routine fatte bene e poi interrompervi. Come volete voi, che sia in maniera un po' più lenta o anche più di colpo, come dicevamo prima, facendo sparire un oggetto. Vedrete che le persone hanno reazioni diverse. Ci saranno quelle persone che diranno: no, cacchio, ma fammelo un altro, puoi fare qualcosa con un altro oggetto? E vedrete voi se è il caso o meno con le altre persone che sono attorno. Oppure altre persone saranno soddisfatte, avranno visto che effettivamente l'oggetto che usavate o gli oggetti sono spariti, e quindi vi lasceranno in pace, o meglio smetteranno di avere interesse per quello che fate perché è sparito. Rimarrà il concetto di magia, di stupore, però appunto vedrete la differenza. Questa è la maniera rapida. Poi provate invece a fare la cosa diversa, opposta, ovvero non fare 50 routine, appunto non autosabotatevi mai apposta, però bisogna sperimentare, e quindi magari fate qualche routine in più, anche proprio 3, 4 è tantissimo ragazzi, andate sulle 3, ma caricate emotivamente, con più presentazione, magari parlando di più con le persone, studiandole, e vedrete effettivamente come cambia da persona a persona e come reagiscono ai vari effetti. Quindi sì, anche questa volta il consiglio principale è sperimentare e provare. Qui sono degli accenni, poi sarebbe bello poterlo vedere anche in pratica, non so bene come, ci penserò. Però effettivamente il concetto è proprio questo: non andare mai nell'overacting, non cercate di stupire fino allo stremo, perché altrimenti andate a creare una situazione negativa per voi e per gli spettatori.
ma andate anche a studiare effettivamente come le persone reagiscono, quando si stufano, quando è eccessivo o quando è troppo poco. Fate delle prove, piccole prove, senza andare a danneggiare l'arte e appunto il momento, che deve diventare invece esperienza e memoria positiva. Però provate effettivamente a studiare le persone oltre che i libri. Guardate nella realtà come e cosa succede. E soprattutto il perché. Lo so, è stato molto teorico questo episodio, però mi andava di parlarne, più che altro di lanciare la palla verso questo argomento che va approfondito. E quindi voglio assolutamente sapere la vostra. Nei commenti o in privato, come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate, se per voi è un problema inutile, tra virgolette, oppure se invece è reale e ci avete pensato, magari trovando situazioni particolari e anche soluzioni geniali. Detto questo, vi lascio, vi auguro come al solito buona magia e noi sentiamo nella seconda stagione del podcast, che però si prende una piccolissima pausa. Seguitemi nei canali ufficiali e anche nei social, perché lì annuncerò effettivamente la scaletta nuova degli episodi, che usciranno comunque sabato, probabilmente, però con argomenti molto interessanti e anche con collaborazioni veramente stupende. Non vedevo l'ora di farle. Buona magia!